tutti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi i fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 27 luglio 2022. È ancora possibile fare domanda di pre e Saturn status nel Regno Unito? A rispondere alla questione con un approfondimento è londraitalia.com, portale di informazione per i connazionali oltre Manica. Il periodo di transizione che ha segnato l'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione Europea si è concluso il 31 dicembre 2020, il cosiddetto periodo di grazia, durante il quale chi risiedeva in UK prima della fine del 2020 poteva ancora fare domanda di permesso di soggiorno, è terminato il 30 giugno 2021. Sembrerebbe, scrive Gabriella Bettiga, troppo tardi per chi non ha mai presentato domanda per poter utilizzare lo schema del Settlement o Pre-Settlement Status, ma fortunatamente non è così. L'Home Office, precisa l'articolo, accetta ancora domande tardive purché ci sia un valido motivo per il ritardo. Tra questi i motivi di salute, l'aver scontato una pena detentiva al tempo della scadenza, la minore età, il non essere a conoscenza dei termini di presentazione e o il non essersi resi conto finora di avere i requisiti adatti. Londra Italia riepiloga anche quali sono i requisiti per ottenimento del settlement status. Bisogna avere vissuto nel Regno Unito per 5 anni consecutivi in un qualsiasi periodo, anche remoto, purché poi non si sia rimasti fuori dal paese per 5 anni di seguito. Durante il periodo di residenza continuativa di 5 anni, inoltre, non ci devono essere assenze superiori a 6 mesi in ogni periodo di 12 mesi. Chi è rimasto nel paese per un periodo inferiore a 5 anni prima della Brexit potrebbe invece avere i requisiti per il pre-settlement status. Necessario in questo caso dimostrare di aver vissuto in UK prima del 31 dicembre 2020 e di non essere stati assenti per più di 6 mesi ogni 12 mesi da allora. Fanno eccezione le assenze superiori ai 6 mesi a causa del Covid. L'articolo completo per ulteriori dettagli è disponibile sul sito www.londraitalia.com. Parliamo di cittadinanza, il titolo dell'incontro online che il Comites Rosario organizza per oggi, mercoledì 27 luglio. Appuntamento alle 12 ora argentina sulla pagina Facebook dell'ente chiocciola Comites Rosario. Moderati da Ignazio Abut, membro del Comites, interverranno Gabi Medei, subcoordinatrice della Commissione dei Servizi Consolari del Comites, ora argentina, e Marcello Castello, coordinatore della medesima commissione. Focus della discussione: l'elaborazione della richiesta di cittadinanza in Italia. Pubblicato il bando per l'edizione 2022 del Premio Internazionale Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia all'estero, edizione che quest'anno si svolgerà nel comune di Sedico sabato 26 novembre. È possibile avanzare la candidatura di personalità distintesi all'estero e o in Italia nei campi economico, imprenditoriale e professionale, istituzioni, arte e cultura, sociale e solidaristico. Le segnalazioni, oltre che dai 30 organizzatori del riconoscimento, provincia di Belluno, Associazione Bellunesi nel Mondo e Rotary Club Provinciali, potranno essere inviate dalle famiglie bellunesi in Italia e all'estero, ossia dai circoli dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno o, per suo tramite, dalle associazioni che la stessa rappresenta, dai comuni del Bellunese e da altri enti pubblici del territorio. La scadenza è fissata al 12 settembre 2022. Ultima notizia, sottoscritto ieri 26 luglio a Roma un accordo tra la società Dante Alighieri e l'Istituto Nazionale Cultural Italo-Brasileiro per la promozione congiunta della lingua e della cultura italiana. Accordo con cui le due istituzioni si impegnano a organizzare incontri e seminari, elaborare bandi di concorso riservati a studenti e docenti, realizzare prodotti editoriali e iniziative multimediali per divulgare nel mondo la presenza di Dante e la lingua e la cultura del nostro paese. È davvero tutto per questa edizione di Italia che ama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.